Mi chiamo Ilaria, ho 35 anni, sono una libera professionista e lavoro nelle pari opportunità e nel sociale. La mattina vado a lavorare, il pomeriggio ho il mio bambino, contemporaneamente sto tantissimo su internet e lavoro tanto tramite i social network. Ho un compagno che mi aiuta piuttosto bene. Sono tante le cose che mi offendono perché sono in un paese purtroppo ancora molto medievale sull'aspetto sia delle pari opportunità che del concetto culturale degli stereotipi che si vedono quotidianamente, dall'andare al supermercato all'uscire fuori di casa solo per una passeggiata, di atteggiamenti maschili nei confronti delle donne. E purtroppo le offese sono quotidiane. Ma il mio desiderio più grande è sicuramente quello di vivere in una società più equa, in una società in cui non ci sia la paura di arrivare a fine mese con i pochi soldi che uno riesce a guadagnare, la paura anche nell'uscire di casa, perché le donne purtroppo sono vittime sempre più spesso di atti violenti, di femminicidi. E vorrei che questa problematica, chiamiamola così, fosse risolta. Prestare più attenzione a tutto quello che è il welfare, perché purtroppo questo paese ha sempre dedicato pochissimo del proprio PIL al fattore welfare, infatti il welfare siamo noi donne. E direi basta, nel senso che se una donna si vuole occupare delle problematiche familiari, dei propri anziani o dei propri figli, ovviamente lo fa e lo può fare, ma questo non deve essere l'esclusività, perché abbiamo bisogno di servizi che ci aiutino anche ad avere una vita uguale e pari a quella degli uomini, quindi poter lavorare e dedicarci a tutti i vari interessi che non siano soltanto quelli della cura verso l'altro. Chiederei anche una maggiore considerazione da un punto di vista professionale, perché io credo che ci sia sempre una discriminante che in quanto donne, magari anche piuttosto piacente, viene vista come l'oca giuliva del momento e magari sei molto più competente e professionale dell'uomo che hai davanti, ma a discapito di tutta quella che è la professionalità vieni vista come la donna che magari ci sta anche. Which side are you on? Which side are you on?